Per un cittadino, seguire il Consiglio Comunale in streaming non è forse uno dei modi migliori per passare la serata, ma da questo organismo istituzionale passano spesso alcune delle decisioni rilevanti per la nostra città. Per questo motivo, noi consiglieri di Insieme per Gorgonzola iniziamo un esperimento di comunicazione per raccontare ai nostri concittadini i punti salienti discussi in Consiglio Comunale e le nostre impressioni. Non siamo proprio tutti dei millennial, ma proviamo a farlo in video. Quello di mercoledì scorso è stato un consiglio strano per due motivi. Innanzitutto non c'erano interpellanze, perché esaurite nei consigli precedenti. Quindi perché è stata discussa una mozione molto delicata sulla sfiducia all'assessore al bilancio Gianni Sbrescia per via di un post pubblicato su Facebook. Su questo tema, il Presidente del Consiglio, su indicazione del Segretario Comunale, trattandosi di argomenti inerenti alle qualità morali dell'assessore, aveva deciso in Commissione Capigruppo di segretare il punto. All'inizio della seduta abbiamo chiesto e ottenuto dal Consiglio di esprimersi per una discussione trasparente sull'argomento. Pensiamo che sia importante che ci sia la massima trasparenza delle discussioni e delle decisioni prese dal Consiglio Comunale e dall'amministrazione. La discussione ha portato alla luce l'importanza che i rappresentanti delle istituzioni politiche, nel rispetto delle differenze di opinioni, prestino attenzione al modo con cui discutono in Consiglio e sui social. Noi Insieme per Gorgonzola abbiamo sempre cercato, nella passione per ciò che facciamo, di usare con attenzione le parole, sia quando eravamo in minoranza che ora che siamo in maggioranza. Lo diceva anche Daniele Silvestri. Da peso alle parole, ogni volta prima pensale da sole, e se ci trovi il minimo indizio di violenza ricorda che si eleverà all'ennesima potenza. Sono Erika Piazza, consigliera comunale di Insieme per Gorgonzola. Martedì 27 l'assessore Scaccabarozzi ha presentato in consiglio il piano integrato dell'offerta formativa, il PIOF, e ha indicato un percorso verso il futuro, un patto per la scuola. La scuola è indubbiamente tra le priorità di questa amministrazione, che si impegna a garantire a tutti gli strumenti adatti e gli ambienti idonei. Ma quello che emerge dalla presentazione di Ilaria è anche una chiara visione per il futuro, per creare una scuola di inclusione e di prevenzione del disagio, con la sinergia di tutte le componenti coinvolte. In Consiglio Comunale la minoranza ha votato contro il PIOF, che è opporsi alla proposta presentata, affermando che è solo una scatola vuota, senza contenuti. Forse la minoranza non ha prestato attenzione quando Ilaria ha esplicitato come si declineranno gli obiettivi concreti di questo patto. Questa sarà la sfida di Insieme per Gorgonzola, dimostrare a questa minoranza che i contenuti e i metodi sono già stati individuati e in parte avviati con il tavolo scuola. Sono Valentina Valenti. Grazie all'alternanza politica che ha caratterizzato l'attività della lista Insieme per Gorgonzola, di cui faccio parte, partecipo da quasi un anno alle sedute del Consiglio Comunale in qualità di consigliera. Nel corso dell'ultimo consiglio, che si è svolto il 27 gennaio scorso, durante il mio intervento in cui condannavo la modalità di partecipazione della minoranza, modalità che si sono spesso espresse in totale spregio dell'istituzionalità del luogo e del ruolo di consigliere, sono stata proprio attaccata da coloro che in quel momento stavo condannando. Per esempio, il consigliere Baldi ha fatto un gesto con la mano per dire questa è pazza, mentre invece il consigliere Pedercini denigrava il fatto che io stessi leggendo un testo scritto e non parlassi a braccio. Per me è la mia prima esperienza, sono poco avvezza al dibattito politico, leggo un testo scritto, è vero, però è un testo studiato e ponderato per essere preciso e puntuale in consiglio comunale. Nell'ultimo consiglio del 27 gennaio si è consumato l'ennesimo teatrino della minoranza che per difendersi attacca, modalità che non sono degne di membri di un consiglio che sono eletti da cittadini per rappresentare le loro istanze. Ritengo che sia necessario tornare a toni più pacati e moderati perché il dibattito politico sia lo stimolo per la creazione di nuove idee e non il mezzo per sdoganare parolacce o espressioni poco eleganti. Nel Consiglio Comunale di mercoledì 27 gennaio si è parlato di questo tema del canone unico, dell'introduzione del canone unico. Che cos'è questo canone unico? Brevemente è l'unione dei tre canoni che si pagavano prima, in poche parole, che riguardavano il diritto di affissione, il contributo per l'occupazione del suolo pubblico e anche la tassa, diciamo, sulla pubblicità che veniva pagata. Ecco, noi abbiamo chiesto all'assessore che già adesso si inizi a lavorare per il commercio locale, per le richieste dei commercianti, delle agevolazioni, anche se
ovviamente in base anche al regolamento COSAP, delle agevolazioni, soprattutto anche la possibilità di poter usufruire ancora dell'occupazione temporanea del suolo pubblico, agendo anche su delle agevolazioni dal punto di vista burocratico e quindi non solamente riguardante al contributo della cosa. Pensiamo quindi che sia importante questo, sia importante iniziare a lavorare già subito per continuare il percorso che è stato fatto già dall'anno scorso ed è stato molto apprezzato da parte di commercianti e ristoratori. Sappiamo benissimo che per loro questo è un importante, diciamo, fonte di introiti e quindi anche una boccata d'ossigeno dopo questo lungo periodo di chiusure causati da questo periodo pandemico. E quindi come lista veramente noi puntiamo molto a questo aspetto, a un lavoro che dovrà essere fatto congiuntamente con i vari uffici, con l'ufficio commercio in primis, ufficio polizia locale, perché veramente è molto importante e riteniamo che sia fondamentale sostenere il commercio locale.